Aggressività, sta arrivando il mio primo figlio e non so che fare. Ciao, sono Marzio Sala, presidente di Affinity Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. La domanda ricorrente quando si ha un cane e si sta diventando genitori è sempre la stessa: se il mio cane dovesse mordere il bambino, per quale motivo dovrebbe succedere? Non c'è alcun motivo. Bisogna fare le cose bene e muoversi in anticipo. Non perché ci sia un problema, ma perché è giusto abituare il cane al nuovo arrivo. Chiunque si sentirebbe trascurato dividendo le attenzioni che erano esclusive sino a qualche minuto prima. Per prima cosa dobbiamo muoverci subito. Procurarsi un bambolotto che assomigli ad un vero neonato è meglio che possa piangere. Procuriamoci anche delle tutine e dei prodotti per la pulizia del bambino. Procuriamoci anche un passeggino o una carrozzina anche vecchia. Il primo passaggio è quello di posizionare il passeggino o la carrozzina in casa, meglio se nel luogo che sarà il ristoro del bimbo. Farlo vedere al cane e premiare la sua curiosità e la sua tranquillità. Fatto questo step, inserire il bambolotto nel passeggino e mostrare al cane che si può dondolare per addormentarlo. Prendere il bambolotto dal passeggino e simulare il cambio del pannolino. Se il cane è tranquillo, premiarlo amorevolmente. Proviamo ora a sederci sul divano con il bambolotto in braccio e premiamo il cane se è tranquillo. La vita cambierà per tutti ed anche per il cane che sino ad oggi è stato il soggetto di tutte le nostre coccole ed è normale e necessario abituarlo al nuovo arrivo. Non si deve assolutamente escludere il cane con l'arrivo del bambino, ma deve essere inserito ed abituato gradualmente. È pur vero che dovranno esserci dei momenti intimi e dedicati sia al cane che al bambino. Ognuno deve essere incastrato nelle nuove dinamiche, ma ognuno deve mantenere ed avere il proprio ruolo. Questo è assolutamente fondamentale per la prevenzione degli incidenti. Ovviamente è una condizione imprescindibile che il cane ed il bambino non rimangano mai soli, ma che vi sia sempre un adulto che vigili la situazione e che sia pronto ad intervenire. Queste sono le regole di base per una nuova convivenza fra cane e bambino. Spero che questo video vi possa essere stato utile e continuate a seguirci sui nostri canali social e sul nostro canale di YouTube.